Due progetti di promozione turistica innovativi che rileggono il territorio della provincia dell'Aquila in una chiave diversa che valorizza esperienza e sostenibilità sono la millenaria Terra dei Popoli, realizzati attraverso contratti di rete sostenuti dai fondi leader della regione e del GAL Gran Sasso Velino. I due progetti hanno elaborato sul territorio itinerari tematici e multimodali, bike, trekking, treno e bike, cavallo e cammini anche per persone con disabilità, per un totale di circa 1700 km, 10 punti informativi dislocati sul territorio e gli snodi dei percorsi che coincidono con laboratori artigianali tipici, produttori di eccellenze locali e punti di ospitalità. Creare sinergia per realizzare quella che è una promozione unica del territorio e per realizzare quella che è l'Abruzzo sostenibile, sostanzialmente mettere insieme idee e progetti e crearne un unico forte, una rete di sistema che possa essere quella capacità di costruire un'azione comunicativa importante, unica, per poi promuovere il nostro territorio e attraversarlo con le varie bellezze, mettendoci dentro lo sport, la natura, l'ambiente, l'enogastronomia, i prodotti tipici. Ci saranno anche manifestazioni sportive di richiamo. Il progetto La Millenaria tocca l'area interna subequana e il Gran Sasso, un itinerario di 173 km con 5 percorsi tematici, alcuni accessibili anche a persone con disabilità. Terre dei Popoli invece tocca Santo Stefano, il distretto del Gran Sasso, le Terre del Tirino. Il progetto prevede percorsi fruibili con modalità ecologiche. I tracciati saranno circolari e one way. Ora siamo alla destinazione presente sul mercato. I progetti servono chiaramente a colmare le lacune che abbiamo sempre avuto, quelle di coordinamento, di strutturazione del territorio in maniera sinergica. Questo è un esempio, ma stiamo comunque cercando di ampliare il più possibile la platea poi degli attori presenti sul territorio che vogliono partecipare. Abbiamo attori di grande importanza, i parchi nazionali, abbiamo degli attrattori che misurano i visitatori in numero di decine di migliaia di persone all'anno, come ad esempio le Grotte di Stiffe, come ad esempio il Gran Sasso. Dobbiamo riuscire a fare squadra e arrivare sul mercato con delle proposte sinergiche, complete, totali a 360 gradi.